Cittadella, però io l'avevo mandato perché la voglio fare a te, come l'hanno fatta anche a Matteo Fedele sulla partita di Bari, tu non c'eri in tribuna, però insomma ovviamente hai visto. Io ti voglio fare una domanda specifica, secondo me c'è qualche rammarico, nel senso che hai avuto l'impressione che forse ti sia mancato un po' di coraggio, cioè che il lupo era meno brutto di quello che ci si immaginava, cioè il Bari? Non penso che è mancato coraggio. La partita è stata giocata alla pari, secondo me. Poi ovviamente alla fine con l'inferiorità numerica ci sta che sei un po' in difficoltà e devi subire un po'. Ovviamente con qualcosa in più, magari quando abbiamo avuto le due o tre opportunità si poteva, con qualche un po' di cattiveria in più si poteva fare gol, però non penso sia mancato coraggio. È stata un'ottima partita contro un avversario che è uno dei più in forma del campionato, prima in classifica, con i giocatori che ha. Peccato per il risultato, perché soprattutto come è venuto alla fine, perché se si portava a casa un punto era una grande cosa. Senti, ecco, passiamo alla partita con Cittadella. Adesso insomma il derby è passato, comunque ha avuto una, secondo me, una buona iniezione di fiducia per voi, perché davvero avete giocato anche la partita, però tornate adesso allo Zaccheria. Anche qui vi faccio una domanda secca, secondo te c'è un problema a Zaccheria, nel senso che voi avete vinto una sola partita, avete fatto anche delle buone prestazioni, ricordo quella primo tempo in Palermo, secondo me è stata un'ottima prestazione. Però poi alla fine, a volte forse il voler ottenere per forza il risultato di fronte ai vostri tifosi, cioè la sintesi è che comunque avete vinto una sola partita, lo Zaccheria. Secondo me c'è un problema generale di pressione, di approccio, qualcosa legato alle vostre partite interne? Il problema secondo me è solo dei risultati, che abbiamo fatto solo una vittoria, perché alla fine non penso che nessuna squadra sia venuta allo Zaccheria e abbia fatto la partita, l'abbiamo sempre fatta noi. Sia le prime come il Palermo, il Perugia, che era nelle prime in classifica in quel periodo, nessuna squadra è venuta e ha fatto la partita, siamo sempre stati noi e ci è mancato la vittoria, solo quello. Poi abbiamo sempre dominato in casa. E un'ultima per quello che mi riguarda, ecco, riguardo a te, voi avete vinto una sola partita e col Perugia, e in quella partita, secondo me la foto di quella partita tu te la ricordi, perché chi guarda, secondo me è la tua ammonizione, nel senso che tu a un certo punto perdi o perdete palla e tu con grande cattiveria ritorni e fermi il giocatore del Perugia. Quella è la partita dove voi avete subito più cartellini gialli e non a caso avete vinto, cioè c'è un nesso, c'è una questione che forse vi è mancata anche in caso un po' di cattiveria, di fallo giusto, qualcosa di questo tipo. Quella partita sotto quel punto di vista è stata la migliore, sotto il punto di vista cattiveria, insieme anche a quella di Bari. E quella partita la volevamo portare a casa a tutti i costi, perché ci serviva come il pane. E sì, ci sono stati tanti cartellini, però è stato l'atteggiamento giusto, e è stato importante e dobbiamo cercare di ripeterlo anche in questa partita. Senti, a livello personale, tu come ruolo, come caratteristiche, sei probabilmente uno dei tasselli più importanti, perché sei uno di corsa, di interdizione, di grinta, come abbiamo detto proprio in questo momento, in un centrocampo come quello del Foggia, che è in una squadra, meglio, come quella del Foggia, che è molto votata all'attacco, al possesso palla. Quanto è importante per dare equilibrio e quali difficoltà sta riscontrando in differenza rispetto alla scorsa stagione, agli avversari che incontravate e rispetto anche alle tue esperienze precedenti in Serie B? La differenza è che magari ovviamente è la qualità delle squadre, ovviamente. Però la differenza è che magari l'anno scorso sbagliavi, prendevi un gol ogni 20 errori che facevi. Quest'anno devi stare più attento, perché ogni 5-6 errori prendi gol. E quindi bisogna cercare di fare il meno errori possibili e di concedere sempre di meno, perché nella Serie B la qualità si alza e ci sono giocatori che o scendono dalla Serie A o che hanno fatto la categoria da 10-12 anni che ti puniscono.
A proposito di forza degli avversari, in questo caso del Cittadella, non so se ne avete già parlato, ma cosa sai? Perché a guardarla di fuori sembra una di quelle squadre sbarazzine, no? Che non ha niente da perdere e gioca bene, gioca da tanto tempo insieme. Esatto, è quello. Sono almeno tre anni che questa squadra gioca con più o meno le stesse persone, hanno un modulo che è sempre quello, sanno come giocare, poi hanno una squadra che ha molta cattiveria, e che in questo momento è a 2000, cioè in forma, ha vinto le ultime due partite, ha vinto a Palermo, ha vinto in Coppa Italia con la SPAL, quindi sarà molto, molto difficile. Come ci arrivate dal punto di vista dell'umore dopo il derby perso in quella maniera? Come state approcciando questa settimana? E anche in relazione a quella che ha evidenziato prima il collega, questa difficoltà in casa a fare punti, come anche la vivete? No, quello, la difficoltà in casa non ci pensiamo, perché la mentalità è che in casa c'è l'aiuto dello Zaccheria, del pubblico, e quindi ti carica. L'approccio è quello, sì, c'è rammarico per la sconfitta, ma c'è voglia di cancellarla subito e di portare a casa il risultato per appunto dimenticare la sconfitta. Un'ultima domanda per quanto mi riguarda, ritorno alla prima che ti ho fatto, il tuo ruolo, ecco. Magari spiegaci meglio come è cambiato, se è cambiato qualcosa per te, cioè c'è più corsa, c'è qualcosa di più da mettere, dove devi mettere più attenzione? Più o meno sì, sicuramente c'è più corsa, perché in Serie B il ritmo è più alto rispetto all'anno scorso. La differenza l'anno scorso anche avevamo sempre palla noi, mentre quest'anno tanto ce l'abbiamo noi, ma ce l'hanno molto anche gli altri, quindi è un modo diverso di affrontare la squadra, è un modo diverso di giocare. E la cosa importante, soprattutto nel mio ruolo, è non perdere i duelli uno contro uno, i contrasti, che se si vince quelli è molto importante, la vittoria può arrivare molto più facilmente. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Hai parlato prima a lungo del campionato di Serie B, invece sul Foggia nello specifico rispetto a questo campionato, che idea ti sei fatto finora? Cioè, secondo te il Foggia merita questo sest'ultimo posto con un punto sui play-out, cioè, da incriminare parecchio su delle occasioni perse, si può migliorare e prossime settimane, insomma, vedere la squadra proiettata in una posizione un po' più tranquilla di classifica? Ma certo, ovviamente il nostro obiettivo è quello di salvarsi, quindi adesso siamo fuori dai play-out, possiamo dire che l'obiettivo lo stiamo conseguendo. Ovviamente siamo consapevoli che sono stati fatti errori, che sono stati punti persi, partite come, non so, Brescia, Novara, Cesena, che praticamente si era la partita vinta, che se avevi già quei 5-6 punti in più era totalmente un altro campionato adesso. Noi comunque stiamo sempre lavorando, e appunto per eliminare quei piccoli errori, quei difetti che ci porteranno poi lungo il campionato ad avere una posizione più tranquilla e di classifica e per quanto riguarda la salvezza. Rispetto al Cittadella, come te l'immagini in questa partita di sabato? Secondo te che partita farà il Cittadella? E sul piano delle individualità, che squadra è, insomma, al netto del fatto che potrebbero avere qualcuno out per infortunio? Cittadella, da quello che ho visto, è una squadra che comunque va ovunque va, se la va a giocare a viso aperto. Non ho visto mai Cittadella che è chiuso dietro, che aspetta, ma se la gioca sempre, o perché non ha niente da perdere, che quindi a mente libera, questo gli dà anche più, gli dà anche vantaggio. È una partita dura, sono in forma, è una squadra che è cattiva, va a 200 all'ora e bisognerà fare più di loro per fare il risultato. Senti, rientri dopo un turno di squalifica in un momento in cui sta tornando un po' di concorrenza a centrocampo, perché è rientrato il capitano Agnelli, Fedele ha dichiarato che si sente meglio da un punto di vista della condizione. Tu come rientri, che prospettive hai, diciamo, per sabato e poi per le prossime settimane? Ma per me non cambia nulla. Perché comunque, anche se sono stato fuori, io ho fatto comunque tutta la settimana di allenamenti come fossi un giocatore disponibile, poi ovviamente la domenica non ci sono stato, quindi è come se avessi fatto una settimana in più di allenamento. Noi ci alleniamo sempre al meglio e poi sarà il mister che ha la partita, decide chi far giocare.
Per chiudere, hai giocato quasi sempre a livello di presenze, tranne un paio di partite per infortunio e una per squalifica. Che bilancio puoi trarre tu a livello personale finora di questo tuo campionato di Piccol Foggia? Sei soddisfatto? Ti manca qualcosa? Forse il gol? Qualche tuo auspicio, desiderio per le prossime settimane? Gol sicuramente, perché è una mia, diciamo, è un mio difetto che non faccio gol, che faccio poco, sono uno che fa pochi gol. Però poi per quanto riguarda l'importante è fare, è giocare, fare più partite possibili e dare una mano alla squadra, perché poi l'importante è quello, perché se alla fine la squadra fa bene, anche i singoli, le loro prestazioni risaltano ancora di più, se la squadra fa male, il contrario. Tu sei soddisfatto a livello personale? O al di là del gol ritieni? No, sicuramente, sicuramente posso fare di più. No, so che pur avendo dato sempre il massimo, non sono riuscito a fare quello che so fare. Però appunto non è, cioè tutti gli anni, tutti i giocatori non penso che riescano sempre a dare il massimo, tutti, c'è sempre da migliorare e si cerca sempre di dare il massimo, ma si sa anche che con gli avversari e con altro questo non è possibile e si lavora per quello. Grazie.